Il nuovo ministro della salute propone di tassare alcol e cibo cosiddetto spazzatura, junk food. In Francia da gennaio sono tassate le bibite gassate, ora vogliono portare l'IVA dal 5,5 al 19,6 su merendine, patatine, snack vari, eccetera. Una legge del genere in Italia è sensata, possibile, può servire a cambiare le abitudini alimentari? C'è una relazione tra cibo spazzatura e crisi economica? Ne parliamo col dottor Franco Berrino, che ha diretto il Dipartimento di Medicina Preventiva dell'Istituto dei Tumori di Milano. Marco Bianchi, chimico di formazione, oggi impegnato col programma Tesoro Salviamo i Ragazzi, in onda su Fox. Il dottor Berrino, cosa pensa di questa tassa? Anche lei è perplesso? Anch'io sono perplesso, ma perché non si dice che cosa si vuole fare? Io sono molto favorevole a una tassa sul junk food. Perché? Perché è molto ben dimostrato che questi sono veleni e che l'industria è scellerata, no, a proporre queste porcherie da mangiare. Mi riferisco soprattutto alle bevande zuccherate. Sono la principale zuccherate. Causa dell'obesità nei nostri bambini e negli adulti. La frequentazione di fast food e le bevande zuccherate sono la principale causa di obesità, assieme alla televisione. La televisione causa il tempo obesità. Che passi davanti alla televisione, questo è causa dell'obesità. Mangiando magari. Magari mangiando patatine. Le patatine sono l'alimento che più di tutti fa ingrassare. Patatine, no? Fritte. Le patatine fritte. Subito dopo vengono le patate, poi vengono le carni conservate, poi la Coca-Cola. Sono così buone. E per cui, cioè, ci sono dei problemi sul junk food. Il problema che mi piacerebbe chiedere al Ministro è, sì, tassare queste cose, anche tassare le salate, ma per fare che cosa? Cioè, cosa ne facciamo di questi soldi? Si tratta di promuovere il cibo sano, cioè incentivare l'industria finalmente a promuovere del cibo sano, a produrre del cibo sano e a pubblicizzare del cibo sano. Mentre vi aspettavo ho visto la pubblicità qui alla televisione, ho visto la pubblicità di 4 cibi, no? 3 erano cibi spazzatura. No? Infatti per noi è molto semplice dire... Perché lei non ha la televisione a casa? Io non ho la televisione a casa, no. E quindi chissà che impressione vedere tutta questa pubblicità. Mi sono rimasto impressionato, in effetti, perché, mamma mia. E questo, sapete, la potenza evidentemente del messaggio televisivo è clamorosa, no? E c'erano anche dei cibi per bambini. Noi stiamo avvelenando i nostri bambini, stiamo causando un disastro epocale, nel senso che le malattie croniche stanno aumentando. Sapete, quando la gente è malata costa caro e non produce. Questo junk food è una delle componenti della crisi. Negli Stati Uniti se ne stanno accorgendo, no? Pensate, proprio la settimana scorsa il Ministero dell'Agricoltura americano, USDA, ha emesso una direttiva per la ristorazione scolastica. In questa direttiva c'è scritto che non devono più esserci delle farine raffinate, dei cereali raffinati nell'alimentazione dei bambini. Entro i prossimi 2 anni tutti i prodotti a base di cereali nell'alimentazione scolastica dovranno avere come primo ingrediente dei cereali integrali. Si stanno accorgendo, no? E hanno saputo leggere gli studi fatti. Guardate che sono cose abbastanza recenti, gli studi veramente solidi che dimostrano la responsabilità del cibo spazzatura nella prevalenza dell'obesità. Sono degli ultimi 10 anni. Allora mi scusi se la interrompo, però lei è un incosciente. Ma no, voglio dire, la farina bianca, quindi la pasta è cibo spazzatura, gli spaghetti? No, affatto. No, la pasta è un'eccezione. Ah, no? La pasta è un'eccezione. Questo mi rasserena un po'. Ma il pane però, il pane bianco, no? Il pane fatto con le farine raffinate. E sono tutti questi prodotti, no? Queste merendine, queste patatine, queste cose fatte con... La libertà è una cosa estremamente importante. Dobbiamo essere informati. Dobbiamo essere informati e dobbiamo avere la libertà di scegliere un'alternativa.
e questa alternativa deve essere disponibile, no? Oggi per molte persone l'alternativa non è di fatto disponibile, perché i bambini mangiano a scuola della merda, no? Nelle mense mangiamo della merda, no? E poi la gente vede la televisione, no? E dice: ah, com'è buona quella merda lì, no? Daria, un bambino su 4 è in sovrappeso in Italia, 1 su 10 è obeso. E dei bambini in sovrappeso hanno già un fegato, questo non dai miei studi, ma ovviamente da studi che sono comunque pubblici. Un bambino di questi, almeno il 50% di questi bambini in sovrappeso hanno già un fegato anche abbastanza sofferente. Tutto questo è dovuto a, in qualche modo, anche un'ignoranza sul cibo. Imposta dai genitori, ovviamente, perché il bambino non fa altro che essere una spugna in parte di quello che sono anche le abitudini dei poveri genitori. Anche ai genitori viene imposto. Sì, però molto spesso non vogliono neanche loro stessi informarsi, perché diceva giustamente il professore, bisognerebbe informare di più sulla funzionalità anche che hanno i cibi e metterli più a disposizione, i cibi quelli sani, quelli che realmente fanno la prevenzione, perché la prevenzione parte dalla tavola, ormai oggigiorno è il nostro punto di forza da cui poter iniziare per star meglio. La piccola Neris, di 10 anni, rimane quasi sempre da sola o con il nonno. Ecco. Grazie. Neri, vieni che sei pronta la colazione. Pane e salame a colazione. Pasta un po' condita. Un sacco di burro, olio, quello che c'è c'è. Okay, via, dentro. Porzioni belle e abbondanti. Per voltare pagina iniziate da qui, buttate in questo sacco tutto il cibo, spazzatura che avete in casa. Mi fa schifo la ricotta. La provi a assaggiare? Non l'hai neanche messa in bocca? Non mi piace. Dai. Te la mangi te. Non l'ha mangiata, lasciami. Mangia. Mi fa schifo, mi fa vomitare. Mangiala, Neris. No! Non è facile, perché ci sono delle cose che non mi piacciono. E non mangi i pezzettini. Vabbè, mangio solo quella, però mangiala. Permesso. Ciao, Marco. Ciao. Come va, Neris? Bene. Tutto bene? Sì. Perfetto. Sei pronta a cucinare con me questa sera? Sì. Ti va? Ah, che bello. Caldo, mi cucini, Ceci? Secondo me ci fa già la stessa cosa. No, non è la stessa cosa. A me piace la trippa. Appena è pronto in tavola, Umberto fa i capricci. Uno dei due? No. Uno dei due? No. Io guardo, voglio mangiare. I pomodori non li mangio. Ok, sei allergico? No. Non ti piacciono? Non mi piacciono. Ma è del tuo orto, guarda, l'avessi io dei pomodori così, dai. Ma non li hai mai assaggiati? Ma i fagioli li mangi comunque? I fagioli no. Guarda, non lo mangio, non ti continui. Ma almeno, ma dai, dimmi quale potrebbe piacere di più al papà. Questo. Quello sì. Con i ceci? Sì, questo. Devi girare il piatto. Ma te lo servo anche il piatto girato, non mi imbarazza a me. Sta lì. Eccolo qua. Quando il papà non mangia dei cibi che lui, a lui non piacciono, però che io mangio un po' rincresce per me. No, dopo... Tu no, dai. Lui deve darmi anche lui l'esempio. Che anche lui deve mangiare quello che mangio io. Alla fine, Umberto accetta di assaggiare soltanto una foglia di prezzemolo. Bravo! Oh, finalmente, ragazzi! Bravo, bravo, papà Umberto! Professore, che effetto le ha fatto questo filmato? Beh, è veramente un reality, perché purtroppo è proprio la gente, diciamo... oggi vediamo il dramma grande qui nel nord Italia, sono gli immigrati, no? Gli immigrati diventano obesi, no? Gli immigrati diventano obesi perché mangiano un cibo spazzatura fondamentalmente. E nel sud è diverso, no? Il problema dell'obesità dei bambini italiani è maggiore nel sud che nel nord, hanno perso completamente lo stile alimentare protettivo della dieta mediterranea. E vedere questi bambini è molto molto triste, no? Nel senso che la probabilità che rimangano obesi anche da grandi è elevata. E, sapete, l'obesità è qualcosa di molto grave, perché favorisce molte malattie.
favorisce l'obesità, diciamo, e i disturbi metabolici associati all'obesità, la cosiddetta sindrome metabolica. La sindrome metabolica è il principale problema di sanità pubblica oggi, questi disturbi dei grassi, no, della pressione alta, della glicemia alta, e circa il 30% della popolazione adulta ha la sindrome metabolica, e questi si ammalano di più di cuore, si ammalano più di cancro, si ammalano più di Alzheimer, si ammalano più di cirrosi epatica, e la prevalenza sta aumentando e i sistemi sanitari non saranno in grado di gestirla, questo aumento della frequenza di queste patologie. I farmaci sono sempre più cari, nessun sistema sanitario se la caverà, no? C'è un messaggio molto chiaro dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, cioè i sistemi sanitari falliranno, no? Perché i costi legati a questo disastro da cibo, non solo da cibo, ci sono ben altri fattori anche, diventano insostenibili. Un piccolo vantaggio è che gli Stati Uniti sono l'unico paese occidentale in cui la speranza di vita sta diminuendo, no? Allora se muori un po' prima costi un po' meno la sanità. Junk, come è chiamata? Junk food è junk, però costa un casino. Mangio sempre pranzo nei fast food, quindi pizza, dei panini, delle patatine, della frutta, dipende. Mi è gradito tranquillamente, quindi lo mangio da una vita di fatto. Secondo me è più economico, è veloce, è più buono, cioè nel senso non è un piatto di pasta. Ma no, il cibo non è una spazzatura, cioè mangiare è buono, basta fare la raccolta giusta e non si inquina l'ambiente. Qualsiasi cosa ci sia nei fast food di solito mi piace. Coscette di pollo, alette di pollo, patatine o hamburger o wurstel. Non c'è un'alimentazione corretta, l'alimentazione corretta è tutta basata in base alle chilocalorie che uno consuma durante il giorno. È la quantità che fa la differenza, non la qualità. Noi mangi due cose, pizza e kebab. Anche se avessi soldi per andare tutti i giorni al ristorante, vengo comunque al fast food a mangiare. Sempre tutti i giorni mangi qua, il giorno sabato e domenica va bene. Portare la mia famiglia qua a mangiare. Certo, mio figlio lo porta a fast food, certo che glielo porto. Ci ha portato pure mia nonna al fast food, quindi, e gli piace. Il pranzo familiare per le famiglie viene fatto qua la domenica. E quindi la domenica è bello perché è veramente pieno di bambini. Se al junk mettiamo pure la tassa, è la fine. Per la crisi aumenti a noi. Grazie a Dio ci sono i fast food per questa crisi. Non deve essere indirizzato il consumatore magari a scegliere un prodotto magari meno calorico perché più salutare. Se devo essere anche guidato, pilotato su quello che devo mangiare, veramente non trovo più nessuna libertà. Allora qual è la libertà? Che cosa posso scegliere? Persona incontrata in un giorno a Milano. Ha ragione, effettivamente costa poco, no? E sembra buono, no? Insegniamogli che cos'è il buono, che è il cibo semplice, cucinato ad arte, no? Mangiamo i cibi, non mangiamo queste trasformazioni dei cibi. Poi non costa poco, cioè in realtà secondo me. Ah, non costa neanche poco. Non è che costa così poco, nel senso costa meno di andare a fare la spesa a mercato se uno vuole mangiare. Lei li ha mai assaggiati, ecco. Professore, in queste. Sì, mi è capitato di essere in certe zone degli Stati Uniti dove per sopravvivere non hai alternative, insomma. Ma non le sono piaciute? No, non mi sono piaciute. Noi facciamo i corsi di cucina proprio. Ma lei cucina, se cucina o ha una moglie che cucina? Beh, io sono privilegiato perché c'è un conflitto di interesse, facciamo i corsi di cucina e quindi mi porto a casa gli avanzi alla sera. E ci sono dei cuochi di grande qualità che fanno cucina da noi. All'Istituto dei Tumori di Milano facciamo i corsi di cucina. Applicato. Mettiamo la tassa sulle grandi porcherie, no? Sulle bevande zuccherate, no? Cominciamo a mettere queste cose qua. In Francia qua, l'hanno, no? Fatto. E lo si sta facendo, ci si arriva perché la gente si rende conto, insomma, no? Se gli studi sono talmente chiari, no? E non facciamo un danno a chi ha pochi soldi, perché se beve acqua non gli fa bene alla salute, no, e non c'è nessun problema, no? La bevanda zuccherata è solo negativa.